Al tema, perché fa silenzio con te? Tarocchi interattivi in amore. Allora, concentrati su una persona, sulla persona della quale vuoi capire perché sta facendo silenzio con te, e poi scegli o la stele, o il Buddha, o la piramide. E allora, partiamo da chi ha scelto la stele, quindi andiamo a eliminare la piramide. Andiamo a togliere il Buddha e partiamo con la stele. Perché fa silenzio con te? Allora, mescolata ancora e partiamo. Allora, beh, il motivo è che è una persona molto impegnata nell'affrontare con difficoltà la vita. La vita lo sta ponendo davanti a delle lotte, a delle situazioni, diciamo, magari non proprio piacevoli, e quindi è tutto di concentrato. Vorrebbe una nuova visione, vorrebbe qualcosa di diverso, qualcosa di più, qualcosa che possa attrarlo, qualcosa che possa coinvolgerlo fortemente. È anche una persona che ogni tanto poi diventa anche pigra, si impigrisce, quindi non ha voglia di, dopo aver, tra virgolette, faticato tanto, mettere anche energie. Purtroppo non è proprio magari il momento giusto, ed è, tieni presente che è anche uno spirito ribelle, un personaggio che potrebbe anche essere un po' libertino da questo punto di vista, quindi potrebbe anche giocare un po' con la strategia. Quindi devi imparare ad andare oltre le illusioni, non devi illuderti che possa cambiare, perché poi la cosa fondamentale è che molte persone si illudono che le persone cambino, si illudono che ci possono essere delle modifiche, dei cambiamenti, ma in realtà purtroppo le persone, come cioè gli uomini, non cambiano. Però non è una persona che disdegna avere un rapporto, come dire, anche profondo, quindi non è che devi subito pensare non capiterà mai. È possibile che capiti, è possibile che si crei anche un rapporto veramente profondo da questo punto di vista. E poi è importante divertirsi, insomma, quindi viverti la cosa con divertimento, con gioia, che è l'unica chiave per aprire. Tu concentrati su te stessa, su te stesso, viviti la gioia, la felicità e vedrai che le cose potranno andare per il verso giusto. E questo è il primo, diciamo, la prima stesa per chi ha scelto la stele. Mettiamo via la stele. E passiamo al Buddha e vediamo perché fa silenzio con te, perché ha scelto il Buddha. Scusiamo. Allora, forse si aspettava una condivisione con te che non è arrivata. Diciamo che si aspettava probabilmente di condividere qualcosa in più con te e questa condivisione non c'è stata, questa condivisione non è arrivata. E questa potrebbe essere una motivazione che gli ha impedito, insomma, di far sì che questa cosa capitasse, che questa cosa accadesse. Ovviamente è una persona che ha anche bisogno di divertimento, ha anche bisogno di. Quindi si concentra sulle sue cose e chi si è visto, insomma, tende un po' a dimenticare, apparentemente, perché poi in realtà ci sono anche dei tormenti del passato. Diciamo, una persona anche tormentata, molto tormentata, con difficoltà ad agire, e sogna le stelle, però poi, diciamo, rimane coi piedi per terra, quindi
un'anima tormentata fondamentalmente, che va alla ricerca di un cambiamento, di un mutamento, il che è anche positivo, perché i mutamenti sono poi sempre delle situazioni positive da questo punto di vista. Qua la conferma, va alla ricerca della sua fiamma interiore, quindi una persona contorta che sta portando avanti un suo percorso, e questo lo porta un po' a una serie di isolamento, anche se ha un sogno del grande amore, quindi fagli vivere un sogno e vedrai che si manifesterà nei suoi confronti. Ha bisogno proprio di un sogno, di viversi un sogno. Ecco, questo è per quanto riguarda chi ha scelto il Buddha. E veniamo alla terza, per chi ha scelto la piramide. Vediamo un po' chi ha scelto la piramide e cosa ci dice. Allora, chi ha scelto la piramide? Vediamo un pochino. Allora, sono i sensi di colpa in qualche modo lo stanno tagliando, probabilmente verso qualche altra persona, non so, potrebbe avere qualche altra persona, vediamo cosa ci dice ancora. Ha bisogno di una rinascita, quindi per adesso è attanagliato nel passato, attanagliato dai sensi di colpa, e questo gli impedisce di sentirsi libero, di sentirsi libera di esprimersi. Infatti, una morale rigida. Quindi, probabilmente sta con te, ha avuto una relazione fedifraga e concubina che gli ha impedito di essere completamente libero, e questo lo porta a un percorso di solitudine. Di solitudine, di blocco, ed è da tenere presente anche questo. Probabilmente servirà, dovrà trovare un suo maestro spirituale, qualcuno che possa portare nella sua vita una nuova visione, che possa portare nella sua vita qualcosa di forte, di benevolo, di importante. E qua viene proprio poi quello, è il discorso dell'amante. Se tu sei un amante o se tu sei stato un amante, questo è il motivo per cui, diciamo, ha avuto questo blocco nei tuoi confronti. Comunque ci sono possibilità. È una persona che esplora, quindi, come dire. Probabilmente c'è un'altra situazione, insomma, o vuole cercare altre situazioni. Quindi crea distacco, perché se stai appiccicata non otterrai assolutamente nessun risultato. Bene, questo è per quanto riguarda questa stesa. Se il video ti è piaciuto, condividilo con i tuoi amici, iscriviti al canale, seguimi su Instagram, Massimo Tramasco, e su TikTok.